Pace bene, bentornati. Oggi il 28 settembre ricordiamo San Venceslao. Ascoltiamo la sua storia. San Venceslao, re di Boemia, era figlio di Uratislao e di Draumira. Suo padre era un principe virtuoso, valoroso e benigno, ma la madre Draumira, atea e pagana, era una donna crudele e perfida. Venceslao ebbe anche un fratello più giovane, di nome Boleslao, perfido come la madre. Grazie a sua nonna Ludmilla, fu educato al cristianesimo, mostrando già in tenera età il suo amore per lo studio e le virtù. Era ancora giovane quando morì il padre. Gli succede allora nel governo e la madre, in qualità di reggente, prese le redini del regno, facendo distruggere le chiese, proibendo il culto pubblico e persino l'insegnamento della religione cristiana ai fanciulli. Appena fu possibile, Ludmilla incitò Venceslao a prendere in mano le redini del governo, assicurando da parte sua protezione, preghiera e consiglio, finendo uccisa su ordine di Draumira. Una volta assunto il potere effettivo, Venceslao si adopera per la cristianizzazione del paese, chiamandovi missionari tedeschi, per avvicinare la Boemia all'Europa occidentale e alla sua cultura. Di qui una congiura per ucciderlo, dando tutto il ducato boemo al fratello. Questi, non osando aggredire Venceslao a Praga, lo invita nel suo castello di Stara Boleslav. Pensa di ucciderlo durante il pranzo, ma certe parole di Venceslao fanno temere che abbia scoperto il complotto. Allora lo aspetta quando va in chiesa per recitarvi la preghiera delle ore. E qui viene assassinato. La storia di questo fratello nella santità è incredibile, sembra la trama di un film. Abbiamo la nobiltà, il re, i castelli, gli intrighi di palazzo, la mamma e il fratello cattivissimi, la nonna buona. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per poter veramente scrivere una storia molto intrigante, molto, molto appassionante. Così è stato. Lui, da cristiano, viene proprio ucciso dal fratello. Pensate un po', anche a causa non solo del potere, ma anche delle sue scelte di fede. Questo ci deve far riflettere e portare l'attenzione a quelli che sono i nostri fratelli, innanzitutto quelli nella carne, ma anche quelli nello spirito. Abbiamo mai noi ucciso un nostro fratello? È una domanda seria, è una domanda profonda che ci riporta al rispetto delle persone che abbiamo accanto. O forse un loro modo di pensare, un loro modo di agire è stato talmente osteggiato con violenza da parte nostra, tanto che lui non è stato più libero, o una sorella non è stata più libera di poter condividere con noi una parte della propria vita, un'aspirazione, un sogno. E chissà, è un modo di iniziare a troncare i rapporti, di mortificarli. Ricordiamoci sempre di ascoltare, perché la bellezza di Cristo si nasconde a volte anche nei sogni, specialmente dei più piccoli. E se non riusciamo a comprendere, ad incoraggiare, ecco, rispettare è la posizione del cristiano, perché il cristiano ascolta, a meno che ovviamente non ci sia in gioco la salvezza delle anime. Lì una bella preghiera, vi ricordo, è molto più efficace di una guerra aperta. Allora preghiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, cercando di chiedere scusa al Signore e anche a loro se in un certo senso li abbiamo feriti qualche volta. San Venceslao prega per noi.